Da quando è scoppiata la guerra è la sua terza visita a Kiev. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, giunta in treno nella capitale ucraina, si è congratulata per i recenti successi militari di difesa contro l'invasione russa. Ma tra i due leader si è discusso soprattutto dell'accesso dell'Ucraina al mercato unito, compreso l'azzeramento dei costi di roaming per telefoni cellulari. È intenzione prioritaria dell'Ucraina entrare nel mercato unico europeo, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky, aggiungendo: cominciamo a rivedere i confini dell'integrità del nostro paese. Il Parlamento europeo ha approvato un prestito di 5 miliardi di euro, la seconda tranche di un pacchetto di sostegni da 9 miliardi, dei quali finora ne è stato versato uno. Se oggi un missile russo si è abbattuto su Zaporizhzhia, provocando in assenza di vittime blackout temporanei, secondo Kiev, truppe e installazioni russe sarebbero state ritirate da diverse città sulla linea di contatto nella regione di Zaporizhzhia, con la sospensione del lavoro delle filiali delle banche russe insediate. Le truppe di Mosca hanno distrutto un grattacielo a Bakhmut, ma non lontano dalla zona di occupazione russa di Zaporizhzhia, attacchi missilistici hanno colpito Kryvyi, la città natale del presidente Zelensky, nel sud del paese. Ma un altro segnale arriva dai cieli. Secondo il sito di tracciamento di aerei flightradar24.com, oggi, dall'inizio del conflitto, il primo volo di una compagnia civile è decollato, pur senza passeggeri, dall'Ucraina. Si tratta di un aereo della compagnia ungherese Wizz Air, rimasto bloccato a Leopoli per mesi a causa del conflitto e che ora è atterrato in Polonia.